Abbiamo sepolto rifiuti tossici e radioattivi. Con queste parole la commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti, il pentito Carmine Schiavone si riferiva al territorio della provincia di Caserta, ma la regia del sistema di reclutamento delle imprese compiacenti partiva da Arezzo e faceva capo alla P2, il servizio di Costanza Mangini. Ci sarebbe tanta Toscana nei veleni con i quali industriali senza scrupoli, criminali, camorristi e colletti bianchi aderenti alle logge massoniche e alla P2 hanno avvelenato l'agroaversano in Campania. Emerge dalle dichiarazioni rese dal camorrista pentito Carmine Schiavone davanti alla commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti. Dichiarazioni rese nell'ottobre 1997 e rimaste incredibilmente segretate per 16 anni esatti. Secondo Schiavone vi sarebbe stata una cabina di regia che faceva capo a Cipriano Chianese e Gaetano Cerci, quest'ultimo, secondo quanto dichiarato da Schiavone, in ottimi rapporti con il gran maestro della loggia P2, Licio Gelli, che però non risulta sia stato coinvolto come indagato nelle indagini. Carte che parlano di una terra avvelenata in modo sistematico a partire dalla fine degli anni Ottanta, con rifiuti che arrivavano dalle regioni del nord e tra le quali la Toscana. I rifiuti arrivavano da Massa Carrara, da Santa Croce sull'Arno, fanghi industriali, veleni delle concerie e poi, dichiara Schiavone, fusti che contenevano toluene e che provenivano dalle fabbriche della zona di Arezzo. I camion della Camorra, dei quali il collaboratore aveva persino fornito i numeri di targa, facevano la spola tra la Toscana e la Campania, camion carichi di veleni che hanno attraversato le strade toscane per anni, ma che nessuno ha visto. L'attività di promozione, ha spiegato Schiavone, del servizio di smaltimento illegale gestito dai camorristi avveniva grazie alla mediazione di circoli culturali, strutture dietro le quali si nascondevano logge massoniche. Molti dei mediatori, ha spiegato Schiavone, avevano il grembiulino, intendendo che erano affiliati alla massoneria.